Benvenuto al programma di oggi. Dal momento che abbiamo affrontato il tema di madre-padre, giunge ora il momento di guardare un po' indietro. Vogliamo guardare oggi l'albero genealogico della tua famiglia. Alle tue spalle ci sono tua madre e tuo padre. Una generazione indietro trovi i tuoi quattro nonni. Ancora una generazione indietro trovi i tuoi otto bisnonni. Con ogni generazione precedente c'è un raddoppio. Se andiamo indietro nel tuo albero genealogico di 22 generazioni, arriviamo a contare 4.194.303 madri e 4.194.303 padri. Ora ti stai chiedendo perché voglio mostrarti un conto del genere. 22 generazioni sono circa 400 anni di storia. Nelle generazioni passate i bambini sono stati concepiti molto presto. Così vedi che il tuo albero genealogico è cresciuto considerevolmente in 22 generazioni. Qui ovviamente ho preso in considerazione solo le madri e i padri. Ho dovuto lasciare fuori tutti i fratelli e le sorelle. Ti presento il tuo albero genealogico per vari motivi. Hai molti parenti in tutto il mondo. Sei un cittadino del mondo. E considera ora che se anche uno solo di questi bambini nati fosse morto prima di raggiungere l'età adulta, oggi tu non saresti qui. Questo porta a due considerazioni. In primo luogo, dimostra che tutte queste madri e questi padri sono stati molto attenti a proteggere i loro figli e a mantenerli in vita. Nelle generazioni precedenti, questo era un successo. Le possibilità di sopravvivenza di un bambino erano difficili allora. Di conseguenza, il fatto che tu vivi oggi è un grande successo della vita. Devi apprezzarlo. Molte madri e molti padri hanno lavorato seriamente per raggiungere questo risultato. La tua storia è per questo motivo una storia di successo. Un'altra considerazione importante è che quasi ogni bambino ha ricevuto al momento della sua nascita un sacco di amore e di buoni auguri. Hai la possibilità di sentire nella tua schiena le benedizioni e gli auguri di 4 milioni di madri e 4 milioni di padri. Prova una volta a voltarti indietro, a inchinarti, a posare un fiore, ad accendere una candela e a esprimere un grazie. Riesci a sentire ora questo grande flusso di benedizione nella tua schiena? Oppure riesci a intuirlo? Quello che io ti auguro di tutto cuore è che tu possa riconoscere la bellezza, la grandezza e la forza della tua natura interiore. Ti auguro che tu possa mettere in accordo il tuo sentire, pensare ed agire con la tua bontà fondamentale. Ti auguro che tu possa avere una totale fiducia nella tua bontà fondamentale. Ti auguro molto amore e che tu possa imparare ad inebriarti del tuo stesso essere. Ti auguro che tu possa essere felice senza alcuna ragione.
Durante la meditazione, mantieni la tua attenzione vasta ed aperta e rimani in uno stato di silenziosa vigilanza alla presenza di Dio.